Eccoci di nuovo in onda, amici radioascoltatori. Adesso abbiamo contattato Roberto Baima, membro del direttivo del comitato Ascoltami, e vediamo se è in linea. Roberto, ci senti? Assolutamente, buonasera. Buonasera, grazie per aver accettato l'invito, per esserti reso disponibile anche il comitato con Silvia, la vicepresidente. Prima abbiamo chiamato, poi avevo un impegno e adesso parliamo con Roberto Baima, che è stato sempre subito disponibile. Noi, Roberto, in copertina abbiamo raccontato una situazione disastrosa. Abbiamo parlato di alcuni inviti fatti, diciamo, come dire, più o meno direttamente, perché poi dopo non erano solo degli inviti a vaccinarsi, erano anche delle prescrizioni a vaccinarsi del governo, in particolare di Draghi e del ministro Speranza. E poi dopo abbiamo raccontato invece, come dire, come poi chi si è fidato di questa narrazione, come dire, ne è uscito con le ossa rotte, non solo perché ha avuto effetti collaterali dal vaccino, ma anche perché è stato lasciato solo, addirittura negando che comunque quei sintomi, quella situazione clinica fosse, come dire, la conseguenza di questo siero, o come diceva prima il magistrato che abbiamo mandato in onda, sperimentale. Lei, Roberto, fa parte del comitato. Immagino che anche lei abbia subito dei danni, degli eventi avversi da vaccino. Ci vuole raccontare? Sì, allora io sono un operatore sanitario, ho 26 anni e praticamente io ho fatto la mia prima e unica dose del vaccino anti-Covid Pfizer a marzo del 2021. Già da subito sono stato male, nel senso che già dal pomeriggio ho iniziato ad avere i primi sintomi. Io ho avuto cefalea, senso di bruciore alle tempie. Senso di stordimento, vertigini, tremori alle mani, e che mi hanno portato poi a svolgere vari accertamenti successivamente, che però non mi hanno saputo E dare questo subito risposto. dopo il vaccino, dopo qualche Questo giorno? 4 ore dopo, 4 ore dopo la Pazzesco, prima quindi proprio dose. subito, dopo Sì, quattro io non ho ore. voluto farmi mancare niente, 4 ore dopo io già avevo tutta sta roba. Pazzesco. Poi a partire da circa una settimana dopo la prima dose, si sono aggiunte anche parestesie ai polpacci, quindi sensazione come di bruciori interni alle gambe, intorpidimento, formicolii e fitte al petto che peggioravano in base alla posizione, ad esempio stando sdraiato o durante lo sforzo fisico. Questa Sì. cosa è stato il campanello d'allarme per me, perché prima ero molto sportivo, facevo trekking tutti i weekend, facevo anche buoni dislivelli, diciamo, quindi comunque non era normale per me essere così tanto affaticato, avere sensazione di fiato corto e queste fitte al torace, no? Era qualcosa di totalmente nuovo. Oltretutto io lavoro sul territorio perché per il lavoro che svolgo mi muovo, diciamo, sul territorio della mia città e quindi anche lì muovendomi durante il giorno mi rendevo proprio conto che facevo difficoltà, no? Che non ero più particolarmente prestante, ma proprio rispetto a come ero abituato solitamente, ecco, e a come solitamente è un ragazzo della mia età. E Pazzesco. anche lì, svolgendo poi un esame all'ecocardio, diciamo cardiologico, quindi privato, mi è stato poi trovato del liquido intorno al cuore e mi è stata diagnosticata una pericardite con versamento. Pazzesco, da vaccino. Inizialmente no, perché era difficile trovare qualcuno che te la corredi. All'epoca, tra l'altro, eravamo a inizio campagna Sì. vaccinale, quindi ancora non si sapevano quali erano poi effettivamente i danni e gli ipotetici rischi. Mi è stata correlata poi a luglio, cambiando 4 cardiologi diversi. Pazzesco, La mia prima pazzesco. diagnosi è stata pericardite dopo probabile colpo d'aria, che è alquanto imbarazzante, considerando anche che io ho iniziato a dover le fitte una settimana dopo circa la prima dose e tramite letteratura di riferimento è assolutamente da manuale la mia pericardite come correlata alla vaccinazione. Tra l'altro, io ho mai avuto pericardite prima, ero un ragazzo sanissimo, ci tengo a precisarlo, non assumevo farmaci. Attualmente è da più di un anno che io assumo farmaci quotidianamente nell'ordine di 7-8.
Pazzesco Roberto, quindi tu sostanzialmente ti sei ritrovato ad avere un vero e proprio danno da vaccino e in qualche modo poi come sei entrato su Contiamoci, un pochettino scusi, su Contiamoci, Comitato Ascoltami, sì. Ascoltami, perché Contiamoci è un'altra situazione, come Certo. sei entrato nel comitato Ascoltami, così un pochettino ripercorriamo un po' tutta la tua vicenda che forse è quella anche di molte altre persone iscritte al comitato, no? Certamente Sì. sì. Allora, io inizialmente purtroppo non riuscivo a trovare spiegazioni, anche perché i medici negavano molto spesso quando andavo alle visite, quindi non stavo capendo cosa stesse succedendo al mio corpo. E inizialmente ho avuto proprio tanto un senso di disperazione anche legato a questo, perché io stavo male e non avevo nessuno che mi curasse, e il sistema sanitario nazionale assolutamente non era presente, quindi tutte le visite le ho dovute fare io, come praticamente tutti gli iscritti al comitato, le ho fatte privatamente. Ad oggi ho già speso più di 7.000 euro di tasca mia per curarmi e ancora non sono guarito per niente, anzi, ancora ci sono molte domande da chiarire sul perché questi danni poi non stiano regredendo, no, completamente. E sono riuscito poi effettivamente a entrare in contatto con Silvia e con gli altri membri del direttivo. Inizialmente io mi sono iscritto come un iscritto al comitato Ascoltami, che era appena nato, perché mi sono iscritto attorno a settembre ed era proprio agli albori. E visto che eravamo pochi, mi hanno chiesto subito di collaborare, no? Dopo poco tempo, ci siamo conosciuti un po', mi hanno chiesto di collaborare per gestire magari i contatti con il pubblico, ad esempio, con l'esterno o con alcuni iscritti, e poco per volta sono entrato poi a far parte effettivamente del direttivo del comitato e sono riuscito poi a fare anche attivismo in un altro modo, diciamo in maniera più concreta, rispetto ai danni da vaccinazione anti-Covid. Pazzesco, pazzesco. Quindi una volta entrato nel comitato, nel direttivo, ci può raccontare un po' come funziona, come avvengono Certamente. le segnalazioni e che tipo di Certo. segnalazioni, ascoltate? Sì. Allora, assolutamente questa parte è molto molto Sì. importante. Noi siamo raggiungibili sul sito www.comitatoascoltami.it, dove c'è tutta la spiegazione su di cosa ci occupiamo e su quello che facciamo. Siamo anche reperibili su Telegram, su Instagram e su Facebook. Raccogliamo appunto tutte quelle persone che purtroppo hanno avuto un danno accertato o presunto anche solo, nel senso se non ancora correlato, ecco, Sì. da vaccinazione anti-Covid, che purtroppo si ritrovano in uno stato di totale abbandono da parte delle istituzioni. Noi riceviamo tutti i giorni molte email di persone, che ci, chiedono di informazioni, ci chiedono aiuto, ci dicono che non riescono magari a ottenere l'esenzione da ulteriori dosi, quindi abbiamo persone magari danneggiate dalla prima o dalla seconda dose che non riescono ad avere l'esenzione per la terza, che si ritrovano a doversi pagare le visite mediche, ma allo stesso tempo magari non hanno più un lavoro perché sono state licenziate perché non hanno proseguito con la campagna di vaccinazione. Pensiamo ad esempio ad alcuni sanitari che Certo. purtroppo io sono stato fortunato, ho avuto l'esenzione perché ho avuto la correlazione, non tutti sono riusciti ad avere questo. E quindi Certo. questo fa sì che le persone versino in uno stato di disperazione totale, perché fisicamente non sono più quelle di prima, non sanno come gestire il loro corpo, non sanno, si ritrovano a vivere in un corpo che non è più il loro, perché parliamo di persone che molto spesso erano totalmente sane prima di sottoporsi alla vaccinazione e ora si ritrovano con una disabilità a Quindi tutti gli effetti. sostanzialmente sono disabili, cioè hanno dei problemi grossi, però lo Stato comunque continua diciamo, a chiedere Assolutamente la sì. patente sociale per continuare a lavorare, no? Esatto, cioè io mi reputo una persona con una disabilità, ad esempio, attualmente, in questo momento qua perlomeno, perché Perché ho tu, qualcosa Roberto, nella non mia riesci più a fare parte. nulla, non riesci più a fare quello che Io facevi, vivo in casa no? praticamente e esco giusto per fare le cose più basiche, tipo fare la spesa ogni tanto, quando non la va a fare la mia compagna. E basta, ho rinunciato a tutte le attività sociali, tutte le attività sportive che facevo prima. Al momento sono in smart working perché non riesco a recarmi a lavoro. Pazzesco, Quindi pazzesco. ho 26 anni, nel senso, è una vita rovinata a tutti gli effetti e sono tanti i ragazzi che purtroppo versano nella mia stessa situazione. Quindi sostanza. È importante che le persone sappiano che non sono sole nel momento in cui soffrono dopo la vaccinazione anti-Covid, non sono pazze, non sono casi psichiatrici, non sono ansiose, non sono depresse, perché molto spesso è questa la diagnosi che viene riportata, no? Quasi fosse un'isteria, diciamo, no? Esatto, io come molti altri ho avuto diagnosi di attacchi di panico, prescrizione di ansiolitici per dire,
Per sedare, diciamo, Certo, per poi scoprire che io avevo la tachicardia e i tremori per un deficit organico causato dalla vaccinazione. Pazzesco. La mia tachicardia era indotta dal fatto che avevo una pericardite, ma nessuno si è preoccupato di farmi l'ecocardio, finché non l'ho fatto io privatamente, banalmente. Pazzesco. Roberto, scusa se ti chiedo, poi ovviamente la tua questione, poi parliamo anche più diciamo del comitato, però la tua questione tu l'hai in qualche modo la stai portando avanti anche dal punto di vista legale, stai cercando di vedere riconosciuto questo danno anche, come dire, riconosciuto economicamente in qualche modo. Allora, attualmente noi come comitato ci stiamo muovendo legalmente come comitato, Sì. ascoltami. Quindi abbiamo dei nostri legali Sì. di riferimento che ci supportano, diciamo, nelle questioni più imminenti. Ad esempio, persona iscritta al comitato che ha difficoltà a ottenere l'esenzione perché in hub vaccinale purtroppo hanno come direttivo, come la regola di vaccinare comunque. Molto spesso, molti ragazzi, ad esempio, anche con miocarditi, pericarditi, deficit neurologici pregressi, si ritrovano quando cercano di ottenere l'esenzione andando in hub vaccinale, la porta chiusa in faccia, dicendo no, tu puoi fare tranquillamente altre dosi, vediamo Perché cosa capita. Esatto, la risposta preconfezionata, diciamo, dei vediamo medici cosa capita. dell'app. Ti è venuta con Pfizer? E fatti Moderna, vediamo cosa ne esce. Quindi, Pazzesco. Che molto poi abbiamo spesso. sentito anche prima, Comunque, scusa se ti sì. interrompo, abbiamo sentito prima anche che i danni dell'eterologa, no? Cioè, voglio dire che Certo. non c'è nessuna dimostrazione che si possono mescolare questi vaccini, no? Ma Perché. oltretutto, anche lì, ad esempio tra Pfizer e Moderna, le differenze non sono così tante perché sono entrambi vaccini mRNA. A me è stato proposto di proseguire con Moderna, mi sono rifiutato, ma perché se Pfizer mi ha fatto questo, chi mi garantisce che Moderna non mi faccia stare pure peggio? Quindi va poi però al soggetto, è imbarazzante il fatto che sia il singolo cittadino a doversi tutelare dalla sanità e non il contrario. Quindi voglio Cioè, dire, questo è il problema. alla fine, voglio dire, i vostri avvocati cosa hanno detto? Voi avete in qualche modo sarete tutelati oppure col Allora, fatto che. sicuramente i nostri avvocati al momento ci stanno seguendo dal punto di vista, diciamo, per ottenere l'esenzione per Ah, la quindi un salute in questo senso. primo step. Quando i tempi saranno un po' più maturi, perché purtroppo qua siamo ancora alla fase in cui bisogna veder riconosciuto il fatto che esistono i danneggiati da vaccino, prima di riuscire a intraprendere delle azioni legali, diciamo, quando i tempi saranno più maturi, assolutamente è intenzione, proprio come comitato, muoverci poi per cercare di capire anche come attivarci da un punto di vista di risarcimenti. Attualmente non ci stiamo muovendo in questa direzione proprio perché ci sono altre questioni purtroppo più imminenti da gestire, tipo tema esenzioni, riuscire ad accedere a delle cure. Anche solo banalmente, visto che purtroppo è molto difficile riuscire ad accedere a delle cure tramite il sistema sanitario Se non si è nazionale. vaccinati. Ma più che altro il problema, ma in generale, Ah, vabbè, anche da quello vaccinati ovvio, danneggiati, assolutamente. proprio Sì, pazzesco. zero. E quindi la nostra questione principale per adesso, come istanza, come comitato, non è fare la lotta tra vaccinati, non vaccinati, etichette varie che sono state socialmente imposte per Certo. strumentalizzare l'opinione pubblica. A noi interessa che c'è stato un danno, ci sono delle persone che stanno male, perfetto, queste persone sono state danneggiate dallo Stato e vanno curate. Certo, che però Vanno prese in carico. lo Stato sostanzialmente deve prendersi, come dire, però ecco, se ci sono queste diagnosi di correlazione, diciamo, di danno da vaccino, in qualche modo lo Stato come fa a chiudere un occhio, no? Esistono proprio, tu ci spiegavi che esistono proprio la letteratura su queste cose qua, no? Certo. Per cui sostanzialmente di fronte a questa cosa io mi chiedevo i legali che indirizzo avevano, insomma. La fregatura sa qual è? È che tu 100 pericarditi da vaccino, per dire, magari la segnalazione sono riusciti a farla in 10 e di questi magari la correlazione ce l'hanno in 5 perché non tutti sono riusciti a trovare il cardiologo che scrivesse nero su bianco pericardite post Chiaro, vaccinazione. chiaro, chiaro. La maggior parte ha avuto diagnosi di pericardite ed è stato trattato, non è ancora risolta perché ancora ad oggi io non ne conosco di altri ragazzi che stanno proprio bene come prima dopo averla avuta, comunque hanno degli strascichi, ma è molto difficile riuscire poi a trovare quella persona che riesca ad avere il coraggio, perché di coraggio purtroppo si parla, di scrivere nero su bianco pericardite post vaccinazione anti-Covid.
appunto io ho dovuto girarne 4 per trovarne uno che lo facesse, e a quanto pare poi, sentendo le storie di altri ragazzi, sono stato pure fortunato. Quindi come comitato noi ci occupiamo proprio di quello, di accogliere tutte quelle persone che sono sofferenti, aiutarle a direzionarsi. Quindi avete anche una rete di professionisti, diciamo. La stiamo creando, purtroppo è molto difficile da creare, sì. Non è scontato perché nessuno vuole collaborare con certo. noi, comunque molto pochi, certo. Però sì, ci stiamo provando poco per volta, ecco, e cerchiamo di aiutare le persone un po' a direzionarsi, a destreggiarsi nella giungla della burocrazia in cui purtroppo poi finiscono, e allo stesso tempo cerchiamo di sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni rispetto a questa problematica, che è una problematica reale, che non può essere ridotta a una mera statistica. Cioè, le persone che stanno male non possono essere un numero da stanziare su un istogramma. Quanti siete adesso nel comitato, Roberto? Adesso iscritti sono circa 2000, ma certo. cresciamo continuamente, nel senso che riceviamo email tutti i giorni e le persone continuano a iscriversi, a chiedere supporto o anche solo a chiedere informazioni. Molti non si iscrivono, ma ci chiedono anche solo come possiamo aiutarli, perché riceviamo veramente delle email disperate anche da parte di magari medici o infermieri danneggiati dalle dosi, che non sanno più come andare avanti, perché purtroppo vengono anche in un certo senso etichettati dai colleghi. Pazzesco. E quindi hanno difficoltà poi a riuscire a continuare a lavorare. Pazzesco. Voi come comitato immagino che per certi versi abbiate cercato di incontrare le istituzioni, no? Assolutamente, sì. Che risposta avete avuto? Ci siamo sentiti dire dal Parlamento che noi non esistiamo, non sanno cosa farci, perché noi non eravamo previsti. Non eravate previsti, nel senso che non era previsto che il vaccino facesse danni? Non era previsto che il vaccino potesse fare danni, non erano previsti danneggiati da vaccino, non erano previsti proprio in questo numero, non erano contemplati. Vacciniamo la popolazione mondiale con un farmaco senza aspettarci che ci possano essere delle persone con degli effetti avversi. Quindi non avete proprio risposte, riscontri di nessun Assolutamente tipo? Assolutamente no, ad oggi è molto difficile dialogare con le istituzioni. Qualcosina ogni tanto si muove, ma molto raramente e con molta difficoltà. Roberto, io volevo chiederti una cosa, tu sei dentro il comitato, c'è qualche storia che ti ha toccato particolarmente, di qualcuno che si è rivolto a voi? Ma allora, ci sono purtroppo molte storie di persone che... Una delle ultime che sono arrivate, che devo dire mi ha fatto molto arrabbiare, è una ragazza di 21 anni con mio pericardite dopo la seconda dose, che praticamente è stata convinta, non le hanno rilasciato l'esenzione nonostante le spettasse a rigor di logica, e l'hanno convinta a fare la terza dose con un vaccino di tipo diverso, assumendo antinfiammatori durante prima dell'iniezione, diciamo, in modo che fosse tra virgolette tutelata. Questa ragazza 4 giorni dopo ha riavuto un di nuovo versamento al cuore e ha ricominciato la trafila della pericardite da capo, recidivando. Pazzesco. E questo penso che sia molto ingiusto. Pazzesco. Ma non è solo questa, non è, diciamo, la storia più forte che abbiamo sentito delle storie veramente veramente assurde. Una mamma che ancora sta cercando di capire cosa è successo a suo figlio, che purtroppo dopo la seconda dose di Pfizer un giorno è tornato a casa dopo essere uscito e è morto direttamente sul pavimento di casa. Madonna. E ancora non è riuscita ad avere risposte rispetto a cosa è successo effettivamente a suo figlio che non aveva neanche 30 anni. Quindi arriva a casa, torna a casa, si accascia a terra, è morto. Si accascia a terra, è morto. Non si è capito ancora cosa è successo. Storie di persone che non camminano più, che non riescono più a deambulare, che non sono più autonome dopo questa vaccinazione qua. E le ASL vi trattano tutti come isterici, se ho capito bene. Assolutamente sì, non esistiamo, siamo complottisti. Ancora adesso se vai in farmacia a chiedere magari dei farmaci e ti chiedono, ah cavolo, mi è capitato ad esempio personalmente, no? Ah, un ragazzo così giovane, ordini tutti questi farmaci, ma sono tutti per te. Cosa è successo? Ho la pericardite dopo la vaccinazione, ti senti ancora dire da parte di farmacisti che dovrebbero aver studiato, ma tu sei sicuro che sia stato proprio il vaccino? Sì, ho credo 20 kg di cartelle cliniche che ormai attestino questo. Lo attestano, e poi soprattutto è anche imbarazzante la domanda del farmacista, no? Perché, è imbarazzante, insomma, sì. È imbarazzante perché proprio svela un mondo davvero, davvero contaminato dal pensiero unico, no? Per cui si nega totalmente tutto. Se io sono una vittima,
le vittime vanno credute, non Eh screditate, certo, eh dal mio certo. punto di vista. Ma a proposito di vittime, Roberto, perché mi pare che veramente ci stai rappresentando una realtà che secondo me non conoscono tutti, per cui è anche un'occasione questo per dare voce a quello che vivete e a quello che vivono magari tante persone che in qualche modo, anche appoggiandosi a voi, potrebbero far conoscere la loro storia. E dal punto di vista psicologico, immagino che ovviamente il carico di tutta questa situazione sia veramente eccessivo, no? Tu ci hai raccontato che tu stesso, la tua persona, uno sportivo, uno che faceva un sacco di attività, adesso non esce di casa, fa smart working, eccetera, eccetera. Tutto l'aspetto psicologico, come lo gestite? Avete la possibilità, avete anche una rete di supporto, di sostegno? Assolutamente sì, abbiamo attivato una rete di supporto psicologico assolutamente gratuita per i nostri iscritti, che possono usufruire di alcuni colloqui psicologici con dei professionisti che hanno scelto liberamente e come volontari, questo ci tengo a sottolinearlo perché è una cosa importante, volontariamente e liberamente ci hanno scritto tantissimi professionisti della salute mentale, psicologi, counselor principalmente, e siamo riusciti a creare un'equipe di persone volontarie che a titolo assolutamente gratuito offrono colloqui agli iscritti che pensano di averne la necessità. E quindi un appello anche a chi vuole dare sostegno, volontariato al comitato. Assolutamente. Ascoltami, si può, come fare a contattarvi? Quindi prima avevi detto, avevi dato un Certo, allora indirizzo. tramite il sito e tramite la nostra email principalmente che è info@comitatoascoltami.it. Quindi info@comitatoascoltami.it e allora lì si può chiedere di collaborare con questo comitato di persone comunque incredibili che stanno anche veramente voce a tante, tante istanze comunque che sono legate dalla realtà. Ci ha raccontato del farmacista, ma ovviamente lo troviamo, questi esempi li vediamo proprio nella quotidianità dappertutto. Quindi info@comitatoascoltami.it. Si può fare sia volontariato, quindi aiutando chi ha subito danno da vaccino, oppure facendosi aiutare appunto dal comitato. Avete anche una sede fisica, fate degli incontri, come funziona? Allora, al momento non abbiamo una sede fisica, nel senso che abbiamo una sede amministrativa, ma in cui non accogliamo persone, non facciamo nulla, anche perché i membri del direttivo sono su tutta Italia. Quindi siamo sparsi, ci siamo trovati quasi per caso, così come i nostri iscritti. Ma offriamo molte attività, principalmente online. Ad esempio, sono già partiti sempre tramite dei nostri volontari alcuni incontri di gruppo che possono magari essere più legati a yoga, piuttosto che esercizi di rilassamento, esercizi posturali, esercizi di respirazione, insomma, tutte quelle cose che possono aiutare a trovare magari un po' di benessere, soprattutto rispetto a situazioni in cui le persone magari spesso soffrono di dolore cronico. Dopo la vaccinazione, per via delle loro condizioni cliniche. Pazzesco, pazzesco. Vediamo se sono arrivati degli SMS perché purtroppo a schermo non ne ho. Vediamo se sul tablet riusciamo ad attivarli. Vediamo, ecco qui. Allora c'è Andrea che dice: i medici che fanno melina su vicende simili fanno schifo contro i peggiori mafiosi, vergognoso. E poi Paola che chiede se è possibile avere un numero di telefono anche dell'associazione del comitato o se c'è solo l'email. Comunque mi pare che Roberto ha dato l'email info@comitatoascoltami.it. E lì forse poi dopo si può anche, come dire, approfondire il contatto, no? Assolutamente sì, è proprio così che funziona, è Sì. bravissimo, è proprio così, nel senso che il primo contatto avviene tramite email, poi ovviamente se c'è necessità, bisogno e tutto, si lascia tramite email il numero di cellulare e nel caso se appunto se c'è bisogno si viene contattati telefonicamente da qualcuno di noi, ecco. Quindi sì, Perfetto. assolutamente sì, per iscriversi invece non serve neanche contattarci via mail, basta andare sul sito www.comitatoascoltami.it e c'è la procedura proprio del format di Google da compilare per l'iscrizione. È molto semplice, ma se ci fossero dubbi, abbiamo fatto un breve tutorial che è reperibile sulle nostre pagine social, sia Instagram che Facebook. Assolutamente, io e Roberto,
personalmente scrissi tempo fa un articolo sul giornale che è La Voce degli Italiani, di un qualcosa di spiacevole che successe al Festival di Sanremo, Fiorello che mimò una crisi convulsiva, prendendo in giro di fronte a milioni di italiani, perché ricordiamoci che è un evento guardato tantissimo, Certo. le persone comunque che avevano subito danni da vaccino. Quindi lì vi ho espresso profonda diciamo solidarietà, ma immagino che anche a voi che comunque vivete la quotidianità con questa difficoltà, per voi deve essere stato molto spiacevole vedere quelle immagini, no? Sì, assolutamente sì. Io avevo espresso anche sui miei canali social personali Sì. il mio rammarico rispetto a situazioni di questo tipo, ma anche, se posso dire, un po' il mio disgusto rispetto a scene di questo tipo, perché comunque, ecco, diciamo che prendere in giro tutte queste vite spezzate, se non addirittura morti, perché ricordiamo che ci sono stati e ci sono dei decessi post vaccinazione, per quanto non se ne parli, però purtroppo esistono. E alcuni casi, diciamo, alcune situazioni sono anche arrivate alla cronaca nazionale, no? In un Sì, certo sì, senso. sì, sì, sì. Trovo alquanto spiacevole che si ironizzi su delle morti, diciamo, causate dalla vaccinazione o dalle persone che sono poi diventate disabili, perché di quello si tratta. Assolutamente, perché poi questa è la cosa grave, che non si è perso proprio anche il pudore in queste cose, no? Si scherza si fa ironia sui morti, sui danneggiati, su Più che tutto, no? altro si va, io penso neanche che Fiorello volesse, ad esempio in quel caso, prendere in giro i danneggiati, penso volesse ridurre, ed è questa forse la parte Sì. ancora più subdola, volesse ridurre tutti i dubbi rispetto alla vaccinazione che alcune persone nutrono come delle, passatemi il termine, delle scemenze da complottisti. Certo, che è E quello che quindi ci lui, dicevi tu, i eh. poteri forti, il 5G, no? Le solite battutine di questo tipo, perché in automatico se hai dei dubbi rispetto alla vaccinazione devi essere ignorante. Il Non è così qualunquismo per forza. all'italiana, diciamo, no? Esatto, non è così per forza, nel senso che per carità, magari ci sono alcune persone che nutrono dei dubbi sul vaccino per ignoranza, ma ci sono altre persone che nutrono dei dubbi sul vaccino semplicemente perché magari hanno cercato delle fonti di informazione che sono differenti rispetto ai canali principali. Certo. Roberto, adesso a memoria mi sembra di averti visto, però non vorrei sbagliare anche da Giordano, può essere? Sì, Ah, certo. ecco. Ecco, io mi ricordavo il nome Roberto, ho detto ma la voce è la stessa, è lui allora. Quindi ti ho visto anche in faccia praticamente. Benissimo, e tu lì raccontasti veramente in maniera incredibile la tua situazione, no? E quindi questa denuncia in realtà è arrivata anche lontano perché mi pare che è su Rete 4 lui, no? Sì, Rete 4. quindi è una rete nazionale, la denuncia, come dire, è arrivata veramente anche a tantissime persone. E personalmente tu sei ottimista, pensi di uscirne, che questa sia una cosa transitoria, oppure sei, come dire, un po' spaventato? Beh, dico entrambe. Allora, da un lato ho sempre la speranza di poter tornare a fare la mia vita di prima, anche se penso di aver capito che ci vorrà molto molto tempo. Dall'altro lato, penso anche che finché le istituzioni non si faranno carico effettivamente e attivamente delle persone danneggiate, da questa situazione noi non usciremo, perché purtroppo ho trovato alcuni specialisti che ci seguono e che ci stanno dietro e che fanno anche un po' di ricerca, diciamo, tra virgolette. Ma serve molta più forza lavoro e serve una struttura molto più organizzata rispetto a questioni di questo tipo così importanti. Assolutamente. Purtroppo sono tutte casistiche nuove, sono problematiche nuove e vanno studiate e affrontate con quella curiosità scientifica che in questo momento purtroppo molte, molte poche persone hanno e che le istituzioni assolutamente non hanno perché sono negazioniste purtroppo nella maggior parte dei casi. Di nega, no? Perché ovviamente sono responsabili, no? Per cui. Assolutamente sì, il vero negazionismo purtroppo è quello delle istituzioni dal mio punto di vista nei confronti dei danni da vaccino. Dei danni da vaccino, incredibile. Io ho mandato in onda all'inizio in copertina anche l'intervento della vicepresidente, no? Che raccontava Certo. proprio
l'impossibilità di essere madre, di badare ai figli quando si sta male, no? E quindi questi danni che poi in realtà vanno a colpire tutta la famiglia, no? Creano problemi a lavorare, cioè stravolgono proprio la vita psicologica e Assolutamente sì, tua sociale. e di chi ti sta intorno, purtroppo. Certo. La tua famiglia, voglio dire anche le famiglie, perché poi dopo parliamoci anche di questo, delle società, delle microsocietà, dove all'interno delle microsocietà ci sono anche lì quelli che negano i pericoli da vaccino, no? Le famiglie sono vicine a queste persone, vi raccontano anche esclusioni dalle famiglie, isolamento delle Assolutamente sì, purtroppo sia esclusione da parte delle famiglie che esclusione da parte magari di partner o amici stretti. Ci Addirittura pure il sono molte partner. persone che magari vengono lasciate dal partner in seguito alla vaccinazione, ci sono persone che perdono magari tutti i contatti sociali, quindi smettono di avere amici, e purtroppo non escono più di casa perché stanno male, in più ormai sono passate alla stregua di quei cattivoni dei Novax complottisti e terrapiattisti, e È quindi un tori. ormai non hanno più la possibilità di essere assolutamente accolti all'interno del gruppo di riferimento dei buoni, cioè di coloro Certo. che hanno fatto tutte le dosi e che hanno scelto di tutelare se stessi e gli altri. Quindi Va bisogna bene, continuare a citare Roberto. slogan precostituiti, ovviamente. Roberto, ti ringraziamo tantissimo. Ci ridai di nuovo i riferimenti dell'associazione, anche i social, mi pare che ci siete anche sui social, no? Certo, Sì. assolutamente sì. Allora, grazie a voi innanzitutto per questo spazio. Sì. Ci potete trovare su www.comitatoascoltami.it, ci potete scrivere a info@comitatoascoltami.it e ci trovate anche sulle nostre pagine, Facebook, Instagram e anche su Telegram. Grazie, grazie davvero Roberto per questa testimonianza importantissima, ne avevamo bisogno e grazie soprattutto per quello che fate, che vi ponete come un riferimento davvero indispensabile perché in effetti al di là di voi c'è gran poca cosa. Questo era Roberto Baima ed è membro del direttivo del comitato Ascoltami. Grazie Roberto. Grazie a voi, buona serata ancora. Buona serata.